Vi presento macchina Costi CNC Mini. I piedi sono di acciaio, deci questa è da acciaio, questa da parte superiore di acciaio e la struttura è da alluminio. Prevista con due motori 28 BIG, come si vede. La parte elettronica è formata da Arduino e due driver di motore più regolatore di filo caldo. Più regolatore di filo caldo, temperatura di filo caldo. Il trasformatore di 12 V a 3 A. Regolatore di filo caldo e manuale. E si regola semplice. È prevista cu delle ruote con materiale POM resistente a uzura. Le ruote POM sono previste cu cuscinete e anche parte sopra sono previste con cuscinete che dà una vita lunga alla macchina. Le ruote dentate tramite cinghia dentata trasmette movimento a questa altra parte. In questo modo ambe axe si muove insieme. La cinghia è da 3 mm dentata. I scivoli per axe corta sono fatti dentro un materiale di fibra di vetro con stampa 3D. È una combinazione da un scivolo fatto a stampa 3D e un pezzo di fibra di vetro, come vedete. Per questa la filo non si deve tensionare troppo perché si può bloccare i scivoli. La cinghia è presa tramite una mola che si può smontare e montare facile. Il filo che alimenta filo caldo la parte opposta di motore entra dentro profilo, va sopra, va verso sopra, scende sotto da questa bulone e entra in regolatore di temperatura. Il filo che alimenta filo caldo da parte di motore entra in questo buco e scende anche lui, lo stesso, un canalone e tramite questa entra in regolatore di temperatura. Perché questa macchina cammina a tavola, praticamente non ha limite da lunghezza. Perché la mia tavola ha questi striscioni, ha montato un profilo di alluminio. Profilo di alluminio ha 1 cm x 1 cm e si trova facile a ferramenta, è reperibile. Cinghia l'ho appreso qui con un buloncino piccolino che va a lungo del profilo dopo prima rota, va sopra. Dopo ruota dentata va sotto in questo modo e dopo per non tagliare cinghia ha fatto un giro, deci dopo queste viti, vedete, ha messo una vita qua e una vita qui, dopo queste viti ritorna dopo questa ruota tramite canalone e va in questa parte di tavola dove e questa vita piccolina. Ha messo una mola, non è necessariamente deve mettere anche voi, si può legare diretto. Ho inserito curente alla macchina, deci qui, cavo USB che va a computer e adesso facciamo un test di movimento. Apriamo pagina costicnc.it CM8. Vi ricordo che se volete usare pagina offline potete cliccare qui dove sono tre puntini e da qui altri strumenti e quando si apre strumenti fate salva pagina con nome e in questo modo potete usare anche offline. Macchina Costi CNC Mini usa 9600 baus, deci nu cambio e faccio connect. Se nu apare niciun port în fereastra care s-a aperto,
toile ESR și USB. AirPort apărea. Selecteam AirPort. Facem conecte. Este ne-am conectat-o corectamente, pui apare scrită GBRL11AK for help. Adesso nostra macchina e pronta per movimento. Facendo click a frece, macchina moverà. Anche i carrelli. Programa accepta imagini raster o vectorial, anche G-code. Deci da cui se carica G-code, se avete G-code, e da cui se carica imagini raster o vectorial, da formato, che anche vedete qua, deci da formato bitmap, JPG, PNG e vectorial CVG. Potete anche salvare il G-code create con questo programma. E utenti avanzati può usare altri programmi, per esempio Laser GBRL, se non vuole usare il mio programma. Con bottone home, macchina normalmente va a sinistra, e macchina taglia da sinistra verso destra e da sopra verso sotto. Cioè, quando mettiamo polistirolo, il filo caldo lo dobbiamo mettere in questo angolo. E prima di tagliare, la macchina si deve fissare in questo modo, angolo sinistra, sinistra sopra. Così. Perché lei taglia da qua verso qua e di sopra verso sotto. Macchina ha un spazio, un spessore da quasi 17 cm, però questa molla ha quasi 2 cm, rimane un spazio utile da 15 cm quasi. Il spazio da sotto fino a sopra sono quasi 52 cm. Però lui taglia solo 40 cm perché area di lavoro comincia approssimativo da qui fino a sotto qui, che è approssimativo 40 cm. Se mettiamo da qui fino a qui sopra sono quasi 40 cm, 41-42 cm area di taglio, però il spessore, deci il spazio di sotto fino a sopra e 52-53 cm, cioè potete mettere un polistirolo da 50 cm. E lunghezza di taglio, come vi ho detto, illimitata, anche me qui, nel mio caso la tavola ha 1,70 m, però io vi fornisco una cinghia di 5 metri a 3 mm, che tagliata in due fa 2,5 m, che rimane un'area utile di quasi un metro qualcosa. Però voi con una cinghia più lunga lo potete fare quanto lunga volete. Distanza tra le ruote sono di approssimativo 26 cm, cioè una larghezza di 30 cm, una tavola di 30 cm sarà abbastanza per vostra. Con questa piccola presentazione vi aspetto per guardare anche altri filmati a mia pagina di YouTube e vi invito a iscrivervi al mio canale. Arrivederci.